cannone fotonico. Qual è il tasto per sparare questo cacchio di cannone? Era bella domanda. No, non uscire, ho sbagliato. Accidenti, arrivano anche le sentinelle di Elite. Me stanno... Oddio! Oh marò! Oh che cacchio! What the heck? Mi hanno fatto la pelle! No! Oddio mio lol! No, dai! Ragazzi, ciao da Nick, benvenuti su No Man's Sky. Ragazzi, alla fine, come avevo anche detto a qualcuno di voi, l'ho comprato, solo che dovevo prenderlo per PC, poi c'è stato qualche piccolo problemino e alla fine ho deciso di prenderlo per PS4. Difatti siamo su PlayStation 4. Allora, in basso a destra mi dice di lasciare il pianeta. Va bene, quindi deve essere la lista degli obiettivi attuali. Ragazzi, vi volevo comunque dire che se volete una serie, dovete ovviamente supportare questa serie. Come ho sempre fatto ogni volta che inizio una nuova serie, quantomeno comunque deve essere vista da un bel po' di persone, altrimenti preferisco cercare un altro gioco. Ho aspettato tanto questo gioco e penso che mi piacerà. Però se non dovesse piacere alla maggior parte delle persone, lo giocherò, diciamo, senza registrare eventualmente. Quindi datemi il vostro supporto se volete effettivamente una serie. Allora, vediamo un po', cominciamo. Questa è la mia astronave, solo che a quanto vedo è parecchio mal ridotta. Interagiamo con l'astronave, riesco a salire a bordo e mi dice che ci stanno dei danni critici ai propulsori. Premi per aprire l'inventario. Però magari guardiamo un'occhiata. Propulsore di lancio, sistema di decollo verticale. Tieni premuto R2 per decollare. Ok, però devo prima riparare, quindi non penso che possiamo decollare. Dov'è? Momento. Ok. Bene, eccoci qua. Allora, installa componenti tecnologici e gestisci il carico dell'astronave. Vediamo un po', io ragazzi è la prima volta che veramente che ci gioco, prima volta assoluta, quindi mi dovete perdonare se ho qualche difficoltà, è ovvio, no? Il gioco nuovo, ripara. Ci sto provando, come si fa? Ah, forse ok, qui ho bisogno di lastre di carite, qui ho bisogno di iridio, zinco. Ok, quindi praticamente mi stai a dire vai in giro e trovami. Come si esce dall'astronave? Ok, punto di rigenerazione salvato. Questo che cos'è? Rottami, interagisci. Allora, la realtà sembra ripiegarsi su se stessa. Un momento vedo dei detriti, mentre quello dopo vedo una grande sfera rossa. Quasi troppo vasta e luminosa per essere comprensibile. Mi conosce in ogni mio dettaglio, più di quanto io potrei mai conoscermi. Vabbè, insomma, la sostanza qual è? Accetto la guida. Ah, dice, è una specie di tutorial. Dai, dammi una mano, ah. Ok. Il calore della sua approvazione mi avvolge. Prima avevo perduto la mia strada, ma ora l'ho ritrovata. Ok, devo seguire la sfera. Che devo fare? Dov'è? L'ho persa di vista. Che fine ha fatto? Devo tornare da sto coso? No. Non ne ho la più pallida idea di che fine ha fatto la sfera. Comunque, vediamo un po'. Interagisci, cerca. Scoperta, nuova tecnologia. Allora, fuoco accelerato Sigma. Unità complementare per cannone fotonico. Ok, un'arma. Per crearlo ho bisogno di ferro e alluminio. Se ci clicco, che cosa succede? Modifica. Crea prodotto. Installa tecnologia. Crea una tecnologia. Ok, installa tecnologia. Fuoco accelerato Sigma. Ovviamente non posso perché non ho i materiali. Ok, vabbè, va, insomma. Da questo non possiamo ricavarne ancora nulla. Oh, ho sentito dei passi. Chi è? Rottami. Cerca.
Cosa cacchio è successo? Ho corrente. Ah, ho bisogno di un pass dell'Atlante. Provviste, isotopo. Oh, plutonio. Finalmente si inizia a trovare qualche cosa, va. Plutonio. Erba. Ah, ma non fumo io, grazie. Che cos'è sto rumore? Sento come dei passi, raga. Comunque, vediamo un po'. Ok. Danni critici al visore analitico. Pure lui ha i suoi problemi. Ah, ok, quindi ho il visore danneggiato. Questi altri tasti a che serve? Questo è per dare colpi. Ok. Plutonio. Oh yeah. Questo bene o male si è visto anche. Queste cose, insomma, le ho viste anche nel trailer, quindi bene o male. Carbonio. Ferro. Ok. Ok, l'erba non serve a niente. Questo non serve a niente. Dov'è il tasto? Oh. Il tasto per correre non l'ho trovato. Cos'è? Ah, lo scanner, anche lui è danneggiato, va bene. Oh. Forse ho trovato il tasto per correre, non lo so. Ok, andiamo avanti. Ok. Raccogliamo, ragazzi, quindi tanti materiali, una specie di Minecraft nello spazio. Ok, la mia pistola qua si è surriscaldata, il mio laser. Quanto ferro che posso estrarre da qua. Ah, ok, in alto a destra, raga, riesco a vedere. In alto a destra si vede il laser, il suo surriscaldamento. Ok, pigliamo un altro po' di ferro. No. Cosa? Oh no, tu che vuoi da me? Lasciami in pace. Non t'ho mai detto niente in vita mia. Non t'ho disturbato. Mi ha dato una batteria. Che cos'è sta roba? E state fermo sto coso. Oh, modulo di neutrini. Posso spaccare sto coso? Ok. Quindi, insomma, siamo in un... Non mi dire che stanno arrivando altri cattivi, eh? Oh, sì! Un po'! Ma che cacchio! Ma dai! Ma sono buono! Siamo amici noi! Porca miseria! Crepa! Ne arrivano altre, raga! Un mucchio di sentinelle! E io non so manco come mi devo difendere con sto piccolo laser! Mi sto guardando attorno, mi guardo attorno che mi sto cagando sotto. Che cos'è quello? Oh, ma c'è qualcosa che si avvicina, eh? Che cacchio è quel coso? Ma che cos'è? Che carino! Ehi! Ocio, non famo scherzi, eh! Distruggi i droni prima che diano l'allarme. Oh cacchio, sta cosa non l'avevo vista. Come si fa a correre? Non so qual è il tasto per correre. Merda. Oh cacchio. No, quello forte. Oh maro, ma perché ce l'hanno con me? Non gli ho fatto niente a questo. Ancora no almeno. State buono, compavo, quanto è duro. Aia, fa male. Ai, non so qual è il tasto per correre. Ancora non ho capito qual è sto tasto. Oh, cos'è? Raggio di danno Tau. Ok, meglio che ce lo leggiamo dopo, perché qua sono in pericolo. C'è una sentinella là sopra. Ah, già, io c'ho... Oh cacchio! Ma dai! Cos'è sto jetpack che mi sta fregando?
C'è qualcosa lì sopra, non si sa cosa. Aie. Oh, eccolo, oh stronzetto, era lui. Ammazzo, vi odio. Oh cacchio, sono nei guai. Oh mamma scarica. Io sono nei... Oddio no, non sapevo che si scaricava sto coso. Aiuto, aiuto, non so qual è il tasto per correre. Nessuna tecnologia, sto per crepare. E va quell'arma. Oh mio Dio, aiuto, aiuto. Mayday, mayday, mayday. C'ho qualche cosa qua dentro. Non spara sto coso. Cannone fotonico. Qual è il tasto per sparare con sto cacchio di cannone? È una bella domanda. No, non uscire, ho sbagliato. Accidenti, arrivano anche le sentinelle di Elite. Me stanno... Oddio. Oh marò. Oh che cacchio. Ma dentro. Mi hanno fatto la pelle. No, oddio mio lol. No, dai. Dove vado? Dove scappo? Ma dai, sono stati loro i primi a sparare. Dove vado? C'è un po' di ferro. Aspetta. Se vado qui... No, mi colpiscono lo stesso, pure mentre sono nell'inventario. Oh, sono morto, mi sa. Non ci sto a capire più niente. Oh mio Dio, raga. E dai, famo pace. Pace, amici, come prima. Maronna, raga. Nessuna. Oh cacchio. No, 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 no. Cos'essero? No. Mamma mia, raga, dai. Accidenti. Ok, dai, il gioco è tosto. Quindi il gioco è tosto, ah, non è che... Il gioco è tosto, non è che... Non ti trovi in un posto tanto tranquillo, come dire, vai, tutto il tempo che vuoi. È bello, è bello, è bello così, perché il gioco, insomma, non ti dà troppo tempo da perdere. Obiettivo viaggio raggiunto, veramente ancora non ho fatto niente. Mi sa che stiamo ricominciando da capo. Novellino, sentinelle distrutte una. Va bene. Quindi dovrei praticamente... Oh, chi è? Basta! Ma chi è quello? Va bene ragazzi, dai! Ci fermiamo qui, breve episodio, perché ho intenzione di farne un altro e ho intenzione magari di ricominciare da capo nel prossimo gameplay con le cose che abbiamo fatto, quindi devo cercare nel possibile di sistemare questa nave. Ma sto notando che la temperatura è tutta diversa, forse mi trovo in un altro pianeta, non lo so. Chi è? Mi sono spaventato! Oddio raga, mi sono spaventato con la bandiera. Stiamo messi bene. Va bene, va. Ok, me ne vado dentro l'astronave perché fuori fa freddo, avete visto la temperatura è meno. Ok ragazzi, quindi spero che questo breve gameplay vi sia piaciuto. Quindi ragazzi, se volete una serie abbastanza lunga, supportate questa serie. Io comunque ho intenzione adesso di fare qualche video, ma se noto comunque che non c'è molto interesse, me lo giocherò, diciamo, me lo giocherò da solo, insomma, senza registrare, perché comunque registrare significa che mi devo fermare, devo editare il video, lo devo caricare, quindi siccome il gioco me lo vorrei godere, preferisco, insomma, preferisco che la gente se lo guarda e allora dico ok, aspetto prima di giocare ancora, almeno so che c'è gente che piace, a cui sta piacendo, altrimenti preferisco giocarmelo così per ore e ore, diciamo, no? Quindi ragazzi, io vi saluto, mi raccomando appunto commentate, se avrete dei consigli da darmi lasciatemeli in descrizione, sotto al mio primo commento, iscrivetevi se non siete già iscritti e ci becchiamo presto nel prossimo gameplay.